abbiamo lanciato l'allarme, però purtroppo le cose sono rimaste tali e quali. Purtroppo, insomma, le notizie che ci hanno dato sono quelle di un'intenzione di andare a una cassa integrazione straordinaria per chiusura di attività. Un allarme in gran parte inascoltato, quello dei sindacati sulla Sertubi, che nella migliore delle ipotesi manterrà un'attività produttiva ridottissima a favore dell'aspetto commerciale, in quella peggiore manderà a casa tutti i 67 dipendenti. E adesso c'è ancora un piccolissimo sgraglio per mantenere una quindicina di persone tra impiegati ed operai. Se entro il mese di giugno l'Europa risponderà positivamente a togliere i dazi su un tubo finito in India. Questo permetterebbe l'arrivo di tubi finiti, una lavorazione minimale, proprio con 5 o 6 dipendenti, 8 o 10 impiegati, e fare solamente un punto commerciale per i tubi indiani in Europa. Rimane dunque fermo a livello europeo il problema dei codici doganali, che non consentono all'azienda di marchiare i tubi con il Made in Italy. Nel caso di un mancato forte intervento da parte del governo, non solo la Sertubi chiuderebbe a Trieste, ma l'intera produzione di tubi sparirebbe dall'Italia. Sertubi a Trieste è la produzione del tubo in Italia, cioè non abbiamo più il tubo in Italia. Siamo gli unici, quindi facendo questo abbiamo deciso di comprare i tubi solo dall'estero.